Benvenuti a questa puntata di A Tu per Tu. Oggi parliamo con Viviana Straccia, la presidente di Giuriste in Genere. Benvenuta. Grazie, buonasera. Allora, parliamo di questa associazione. Un gruppo di giuriste, anche una psicoterapeuta, si riuniscono per sopperire ad un'esigenza. Sì, Quale? ci siamo costituite nel marzo del 2017, quindi quest'anno, come avvocate, con l'ausilio anche di all'epoca un'unica psicoterapeuta, ma nel corso del tempo ce ne saranno delle altre e proprio appunto oggi inizieremo un corso di formazione per l'ingresso delle nuove studiosse in cui ci saranno anche altre psicoterapeute. Ci siamo costituite perché esistono in Italia ed esistono a Roma numerosissime associazioni che si occupano di violenza di genere e che lottano contro la violenza di genere a tutela delle donne principalmente che la subiscono. Ma non esisteva ancora, almeno nella nostra città, un'associazione di sole giuriste, cioè di avvocate che attente, sensibili al problema della violenza e quindi anche al fenomeno culturale e sociale della violenza contro le donne, hanno mai costituito un'associazione. E perché questo l'abbiamo fatto? Affinché una donna nel corso del procedimento penale in cui si ritrova ad essere parte lesa, ovviamente, e parte civile, nel processo instaurato, deve avere la migliore e la più professionale tutela del caso. La denuncia che di solito una donna appunto deve fare per poter promuovere un procedimento penale, per poter iniziare un procedimento penale, è una cosa che comunque nella donna stessa genera sicuramente tensione, ansia. Perché? Perché spesso il processo diventa una seconda. Purtroppo una seconda violenza. E questo accade perché i difensori degli imputati, cioè degli uomini che commettono violenza, utilizzano tutte le strategie possibili, ma ovviamente strategie che vanno a colpire l'integrità anche morale della donna. Ecco, quando parliamo di violenza di genere, di cosa stiamo parlando? Di violenza fatta su una donna in quanto In tale. quanto tale, sì. Si tratta di Questo è stato stabilito, ecco. mi scusi se la interrompo, è stato stabilito dalla Convenzione di Istanbul del 2011. La violenza di genere è la violenza perpetrata a danno di una donna, quindi nella sua appunto soggettività di essere femminile. E da qui anche appunto tutta la questione relativa al reato di omicidio contro una donna, commesso contro una donna, ovvero quello che più mediaticamente si intende femminicidio, ovvero un omicidio commesso da un uomo contro una donna per colpire lei come donna, non per altre ragioni, per cancellare quella persona nella sua identità femminile. Quindi, quando appunto poi, per non arrivare ai casi di questo tipo, ovvero ai femminicidi, che purtroppo negli ultimi anni e negli ultimi tempi sono più che noti a noi tutti e sono sempre più numerosi, e su questo voglio dire che ce n'erano anche prima. Ora sono noti come femminicidi, Hanno trovato un nome, hanno trovato una collocazione. ma anche prima venivano uccise delle donne e queste donne si motivava l'uccisione di queste donne con le più variegate ragioni. E quindi per non arrivare al femminicidio, ma nei casi in cui, perché la violenza di genere riguarda tantissimi reati, le lesioni, le percosse, i maltrattamenti in famiglia, gli stupri, lo stalking, ovvero l'atto persecutorio,
quando una donna deve denunciare, deve essere assolutamente supportata in maniera adeguata affinché tutto il procedimento penale fino al suo esaurirsi sia sicuramente arrivi ad una sentenza di condanna, ma non danneggi ancor più la donna che ha avuto il coraggio di denunciare e di portarlo fino in fondo. E quindi l'ausilio da parte di professioniste sicuramente, e che sono, bisogna anche precisare questo, che sono attente e sensibili e quindi ed instaurano con una donna quello che un normale avvocato o avvocata deve instaurare, ovvero il rapporto fiduciario, ma in questo caso una maggiore sensibilità verso quello che è accaduto alla donna. La donna si deve sentire accolta e compresa fino in fondo, e l'ausilio delle avvocate serve appunto a ottenere una conferma del danno, cioè del reato che socialmente, del reato che la donna ha subito su di sé, e quindi riconoscerlo come un fenomeno che non riguarda solo lei, ma che riguarda anche tante altre donne, e per decisamente finalmente scaricarsi il senso di colpa che nel corso del tempo l'ha vinta prima di arrivare effettivamente alla denuncia. Ecco, e ci arriviamo a questo. La domanda da fare ad un'avvocata è questa. In Italia, da un punto di vista legislativo, dei passi in avanti sono stati fatti. Noi siamo il paese del reato d'onore che è arrivato invece a ratificare la Convenzione di Istanbul, ha introdotto il reato di stalking. Da un punto di vista legislativo sembra che qualcosa sia stato fatto. Da un punto di vista però pratico, nella pratica, la donna che subisce una violenza usufruisce di queste leggi, riesce ad ottenere giustizia facilmente? Come stanno le cose? Allora, è vero, come dice lei, che in Italia si sono fatti dei passi avanti notevoli nella normativa, perché, come ha precisato, dal delitto d'onore che è stato abrogato nel 1983 dal nostro codice penale, che era un residuo, veramente un retaggio culturale agghiacciante, e partendo dal divorzio che ha facilitato, no, una separazione quando all'interno di una famiglia avvenivano appunto violenze di genere, alla riforma del diritto di famiglia del 75 e, importante sicuramente, legge che dopo anni e anni di battaglie è stata finalmente è entrata in vigore in Italia, è quella del 1996, la numero 66, riguardo al reato di violenza sessuale, che prima del 1996 era un reato contro l'onore e la pubblica morale, diventa nel 1996 finalmente un reato contro la persona. Poi abbiamo aggiunto il reato di stalking nel 2009 e finalmente nel 2013 con la legge numero 119 che ha ratificato la Convenzione di Istanbul all'interno del codice sostanziale, ovvero del codice penale e del codice di procedura penale, quindi del codice di rito, sono state apportate delle modifiche assolutamente straordinarie, sempre a tutela della donna. Quindi abbiamo tante norme che ci permettono di proteggere davvero queste, le donne che subiscono violenza. Possiamo farlo nel momento in cui si arriva a una notizia di reato, quindi ad una denuncia, possono essere applicate le misure cautelari contro quell'uomo che ha fatto violenza. Quindi una carcerazione preventiva, gli arresti domiciliari, il divieto di dimora, il divieto di avvicinamento alla donna che subisce violenza. Ci sono alcune procure sicuramente illuminate, come lo è la Procura di Roma con la coordinatrice dottoressa Monteleone, quindi un pool ideato appositamente per i reati di genere, che applicano pedissequamente queste norme. Si arrivano ad avere condanne assolutamente importanti, cioè importanti
sembra brutto dire che siano, con degli anni di condanna piuttosto gravi, quindi dai 15 anche ai 30 anni quando si uccide una donna. Però succede che in altre procure, non lo sappiamo perché lo leggiamo nei giornali, lo vediamo anche in televisione, si arriva ad un omicidio di una donna, quindi ad un femminicidio, perché prima non sono intervenute immediatamente e come avrebbero dovuto tempestivamente per bloccare l'uomo che la donna aveva denunciato per stalking, la donna aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, eppure non è stato fermato prima di arrivare alla morte della donna. E per Possiamo fermare. dire che c'è ancora bisogno di una formazione per quanto riguarda le forze dell'ordine, che poi sono le prime a trovarsi ed intervenire all'interno di un nucleo familiare o anche da parte di chi poi dovrà giudicare quanto Sicuramente fatto. sono le forze dell'ordine, quindi gli agenti di polizia giudiziaria, ovvero carabinieri e di pubblica sicurezza, che dovrebbero raccogliere, sono i primi a raccogliere le denunce delle donne che subiscono violenza. E capita ancora, molto spesso purtroppo, che le donne vengano respinte. Si dice alla donna: guardi, torni, si scriva lei la denuncia o se la fa scrivere da un avvocato, perché noi oggi non gli prendiamo la denuncia. Questo è gravissimo e va detto, va veramente urlato, perché appunto per tutto quello che dicevo prima, una donna già per arrivare a denunciare ha veramente dovuto lavorare su se stessa tantissimo tempo, riesce ad entrare in una caserma dei carabinieri, in una stazione dei carabinieri e lì viene respinta o perché in modo superficiale non si comprende quello che quella donna ha subito o perché in quel momento non c'è tempo di raccogliere una denuncia. E io ho accompagnato personalmente e mi è capitato in tutta la mia, diciamo, arco professionale di esercizio della professione di accompagnare donne in stazione di carabinieri o alla polizia perché non volevano raccogliere la denuncia. E le forze dell'ordine, per qualsiasi denuncia si faccia, la devono assolutamente prendere e quindi scrivere, perché quello è il primo atto che garantisce l'inizio di un procedimento penale contro l'uomo che fa violenza. Giuriste in genere ha creato ormai da un anno uno sportello a Sì. Roma, nel municipio secondo. In via Lucca numero Ecco. 11, dove ogni settimana noi appunto riceviamo donne che ci raccontano il loro vissuto e con le quali intraprendiamo appunto un percorso di uscita dalla violenza. Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 4 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio. Ovviamente c'è un numero di cellulare a cui possono far riferimento le donne che volessero prendere appuntamento, che posso dire il Certamente. 348-0421950. Risponderà una nostra socia o direttamente io. Fissiamo un appuntamento e quindi da quel momento in poi la donna poi sarà seguita. L'augurio chiaramente è quello di riuscire a testimoniare la chiusura dei centri. Nel frattempo invece diamo tanta pubblicità a questi centri che offrono un sostegno a tante donne che altrimenti non l'avrebbero. Noi ringraziamo Viviana Straccia per essere stata con noi. L'appuntamento è la prossima puntata di A Tu per Tu.